Un cordiale saluto a tutti voi amici. Oggi volevo condividere la mia prima esperienza in assoluto con le gambiente in quel di Boccadoro, quindi una zona di Trani, ovviamente zona nord, la costa nord, che è un'esperienza che mi è piaciuta molto, per questo ringrazio i responsabili e tutti i ragazzi di Legambiente, sia quelli presenti ieri, ma anche coloro che hanno contribuito a comunque a rendere Boccadoro quella che è oggi rispetto. Io non l'ho vista come era prima nell'abbandono, ma da quando anche ho ascoltato, sicuramente era in uno stato molto critico. E poi anche la spiaggia, cioè sempre l'altro lato di costa, a breve distanza da Boccadoro, dove sentendo il caro nostro Pier, ho potuto apprendere che 30, 40, 50 anni fa, dove l'imprenditore di turno andava lì e magari diceva, senza fare un senno di poi, dicendo: "Ma sì, chi se ne importa, lascio tutti, scarico tutti i rifiuti qui, tanto ci saranno i famosi fessi che poi dopo tanti anni li verranno a riprendere o comunque a rendere la zona più adatta, anche perché, come anche ho condiviso proprio su Facebook poco fa, bisogna rendere assolutamente le spiagge libere, fruibili, e i primi siamo noi stessi che con il nostro atteggiamento, i primi, sia per la spiaggia che per qualsiasi cosa. Ora mettiamoci anche per esempio il discorso della situazione in cui stiamo convivendo dal Covid, ma tornando alle spiagge, uno spazio dove ovviamente è fruibile per tutti. E quindi, come cita anche il post di Facebook, via i cancelli, ma noi vogliamo, dobbiamo avere le spiagge libere. Quindi, ringrazio di nuovo tutti quanti Legambiente. Oggi posso dire che questo mio legame con Legambiente, ecco, piano piano si sta sempre più approfondendo e arricchendo, perché sì, certamente se uno ha degli studi addosso ancora meglio. Poi è ovvio, nella vita non si finisce mai di imparare, perché non nasciamo già belli e pronti imparati, ma nasciamo per acculturarci, per impararci, sempre ovviamente a rispettare gli ambienti che noi frequentiamo. Beh, questo purtroppo in una società dove sappiamo sempre gli imbecilli di turno ci sono, però noi pensiamo che sempre le aree, gli ambienti che noi frequentiamo, dobbiamo noi stessi curarli da per sé. Quindi, e poi oltre ovviamente anche a tante altre iniziative di Legambiente, come Scuola Corsara, e poi insomma il nostro esperimento che faremo di questa web radio, Radio Staffetta. E quindi, che dire, ringrazio tutti. Oggi poi del resto proprio quella che sarà, diventerà la seconda sede di Legambiente, andremo a fare un po' di pulizia, visto che è un ambiente che deve essere un attimino aggiornato, rivisitato. Grazie a tutti, buon proseguimento e alla prossima. Ciao!